Mi sentite? Ecco, dicevo, proporrei di iniziare proprio con una preghiera rivolta in particolare a Maria, essendo peraltro nel pieno ormai verso la fine del mese mariano. Preghiamo appunto Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, ecco, perché possa comunque intercedere presso il Signore, suo Figlio, perché ognuno di noi possa svolgere al meglio, con serenità, il proprio compito di servizio, la propria testimonianza nelle proprie abitazioni, nelle proprie comunità, nei propri posti di lavoro, nei luoghi di incontro e di socializzazione, portando appunto la gioia dell'annuncio del Vangelo. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, vi ringrazio nuovamente di essere qui. Io mi trovo a Mostacciano, nella parrocchia Santa Maria, Madre della Consolazione. E sono molto contento di essere venuto perché ho avuto la possibilità di incontrare questa esperienza molto bella che noi chiamiamo di accoglienza diffusa. È una comunità parrocchiale che accoglie appunto famiglie e le accoglie proprio nel proprio cuore. Ed è veramente una testimonianza molto, molto bella, insomma. Ecco, quindi, tra l'altro, questa donna sola di un altro paese con un bambino piccolo, l'abbiamo aiutata anche a prendere la residenza. Ci ha raccontato anche che cosa è significato vivere per anni in Italia senza residenza. Questa sera volevo dire solo tre cose. Innanzitutto, inizio proprio dal ringraziare nuovamente tutti quanti voi per quanto fate e per come siete testimoni, ecco, di una Chiesa di Roma che cerca di essere sempre più prossima a chi è in condizioni di necessità. Quindi questo è per me importante ogni qualvolta ringraziarvi e lo faccio davvero di cuore. Poi vorrei dire che inauguriamo questa sera un'edizione nuova, se vogliamo, no? Un format nuovo. Di questi incontri di formazione che vengono promossi, in particolare con il coordinamento di Alberto Colaiacomo, poi di Beatrice Bruno, nella cornice del manuale operativo dei diritti. E abbiamo recepito quello che ci è stato rivolto, c'è cioè un suggerimento, una richiesta, una proposta di cercare di avere degli spazi di formazione più approfonditi, no? Su singole tematiche. E quindi questa sera la prima edizione, la prima sessione che dedichiamo al tema particolarmente sentito, questo della residenza, quindi incontri di formazione più tematici, quindi con la possibilità di avere anche un contributo più approfondito e quindi anche uno spazio più adeguato per quanto riguarda il confronto. Questa sera lo dedichiamo al tema della residenza, un tema scottante, di grandissima attualità, e ringrazio, ecco, l'avvocato Elena Caminiti del NALC, il Nucleo di Assistenza Legale della Caritas di Roma, coordinati peraltro da Beatrice Bruno. Ringrazio molto anche la dottoressa Cristina Muttura, responsabile del nostro centro di ascolto stranieri di Via delle Zoccolette. È un centro di ascolto stranieri storico in Italia, perché se non il primo tra i primissimi. E quindi ci affidiamo questa sera al contributo di due persone particolarmente qualificate, che quindi ringrazio molto. Io voglio spendere solo brevissimi, rubarvi pochi secondi, 2 minuti, forse anche meno. Il tema della residenza è la madre dei diritti, è la madre dei diritti, nel senso che spesso molte persone non possono avere accesso ai loro diritti proprio perché non hanno la residenza. Quindi noi partiamo da questo tema perché ci è stato sollecitato, ma perché probabilmente è tra le priorità più assolute. E dispiace solo che da 30-40 anni sia rimasto irrisolto in molteplici casi, soprattutto che coinvolgono persone fragili, persone povere, e quindi è centrale. Ma lo ripeto, la residenza è la madre dei diritti. È la porta di ingresso. Molte porte di accesso ai diritti sono chiuse proprio perché anzitutto non c'è il riconoscimento della residenza. Ecco, la seconda cosa che vorrei dire è che molte persone sono invisibili anche nella nostra città,
anzitutto perché non sono residenti, perché non gli è riconosciuta la loro residenza non per scelta, ma per rifiuto, perché vorrebbero la residenza, ma non hanno la possibilità di avere accesso alla residenza. Concludo dicendo che il tema comunque è complesso, non è così pacifico, ha degli aspetti problematici, quindi qui occorre anche grande rispetto per chi, soprattutto nelle pubbliche amministrazioni, no, è all'opera, deve rispondere a questa domanda. Ma se si mette al centro il bene comune e si fa della residenza un aspetto non prettamente giuridico e amministrativo, ma se ne riconosce la corrispondenza rispetto al primato della dignità umana, si possono fare dei grandi passi in avanti. Quindi io voglio ringraziare anche tutti quegli amministratori pubblici che fanno dei tentativi in questa direzione, anche i dipendenti pubblici, per l'aiuto che ci danno, che ci possono dare e che in ogni caso noi continueremo a sollecitare perché si apra questa porta dell'accesso ai diritti, che significa in molti casi accesso alla possibilità di curarsi, accesso alla possibilità di avere servizi che sono fondamentali ed essenziali, soprattutto per persone che hanno una fragilità economica, sociale, culturale. E auspico e concludo davvero che le comunità parrocchiali di Roma, le caritas parrocchiali, i centri di ascolto e anche i nostri centri di ascolto diocesano siano sempre più al servizio di questo diritto, il diritto alla visibilità che passa attraverso appunto la residenza. Io vi ringrazio molto, tra poco purtroppo mi dovrò allontanare, a parte perché mi si sta scaricando completamente il cellulare, ma onor del vero, però in ogni caso è registrato e mi spiace non poterlo seguire in diretta, perché alcuni di voi sanno quanto abbiamo a cuore come direzione questo tema e sanno anche che noi continuiamo con molta tenacia a portare avanti anche questo tipo di battaglia. Quindi ecco, grazie a voi e lascio la parola al nostro regista Alberto. Lo ringrazio nuovamente per la passione e per la preparazione con cui svolge il suo lavoro, il suo servizio e grazie di nuovo. Grazie Giustino. Io solo velocemente passo la parola al momento ad Elena perché sarà una relazione non lunghissima, però abbastanza da seguire. Ecco. Elena, io quando mancano 5 minuti al tempo che ci siamo dati, che è circa di mezz'ora, ti avvertirò. Elena farà vedere delle diapositive. Le diapositive saranno a disposizione, visto che sono molto dettagliate, non riuscirà ad illustrarle tutte, saranno a disposizione per tutti sul sito internet insieme al filmato, poi vi invieremo l'email. Quindi la parola ad Elena. Grazie. Allora, devo condividere lo schermo. Si vede? Sì, se vuoi puoi tenerle così o come presentazione, come preferisci. No, preferisco tenerle Va bene. così. Un secondo che cerco di capire. Oh, ok. Vedete la pagina che è cambiata? Ok. Allora. Si tratta appunto di una relazione che consta di circa 44 slide, come diceva già Alberto, comunque sono parecchie, anche piuttosto corpose. Di che cosa però parliamo? Quindi nelle prime due slide troverete l'inquadramento del problema, quindi la mappa concettuale che ci serve per orientarci nel discorso generale che stiamo seguendo e anche per capire appunto qual è la ratio e il filo conduttore della discussione. Come diceva Giustino, i diritti fondamentali di rilievo costituzionale e la relativa erogazione dei servizi del welfare sociale in teoria spettano a tutti, in teoria e effettivamente spettano a tutti i cittadini italiani, quindi detentori della cittadinanza italiana e anche a tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Stiamo parlando chiaramente di diritti costituzionalmente garantiti e fondamentali, basilari. La loro erogazione, però, come ben sappiamo,
avviene a livello decentrato, nei comuni, e quindi sono i comuni che li erogano poi a livello operativo. A chi li erogano? Li erogano alle persone richiedenti che abbiano un collegamento con il loro territorio, perché naturalmente non è che i comuni erogano questi servizi a chiunque li richieda. C'è appunto un concetto che va seguito, che è proprio il collegamento con il territorio del comune presso il quale il soggetto risiede. Quindi questo criterio di collegamento con il territorio, secondo, diciamo, le leggi italiane, avviene attraverso tre punti, diciamo, di contatto con la persona. Questa è proprio la cosa proprio in generale. Naturalmente poi lo vedremo più nello specifico andando a vedere quelli che sono gli argomenti più importanti. Il primo principe, diciamo, principio di il criterio di collegamento è quello della residenza vera e propria, intesa come corrispondenza alla dimora abituale. Questo è il criterio prevalente e di elezione, che significa che nel momento stesso in cui un soggetto dispone di una dimora abituale, vedremo poi che cos'è, non si può scegliere, no? di iscrivere o comunque trasferire la residenza da qualche altra parte. Quella è la sua residenza, perché lì c'è la sua dimora abituale. Quindi, quando c'è questa, non è possibile andare a cercare altri criteri di collegamento, che sono gli altri due. Il domicilio, che ovviamente però si può applicare soltanto nel caso appunto del senza fissa dimora nel comune, e il comune di nascita del soggetto, anche qui ovviamente è un criterio residuale rispetto al senza fissa dimora e quindi anche al senza domicilio. Qui vedete che ho scritto res facti e residenza anagrafica, perché che cosa significa? Questo è un altro concetto fondamentale che bisogna avere ben presente per orientarsi nella disciplina di questa molto complessa materia. La residenza come res facti significa situazione di fatto. La residenza come situazione di fatto significa fondamentalmente che la vera e propria residenza è quella appunto dove è fissata la dimora abituale di una persona, ed è ovviamente una situazione di fatto, lo dice anche il Codice Civile, l'articolo 43. La residenza di una persona è quel posto in cui la persona ha la propria dimora abituale, quindi non è un criterio formale o qualcosa, è molto sostanziale. Dove io fisso la mia dimora, dove io ho la mia abitazione, chiaramente quella è la mia residenza dal punto di vista effettivo. La residenza anagrafica in realtà è quella che risulta nei registri e delle varie, appunto, dei vari uffici anagrafici comunali. Quindi è l'aspetto, diciamo, formale del sostanziale, della residenza effettiva. Perché diciamo questo? Perché ovviamente la residenza anagrafica, quello diciamo che deve risultare dai registri degli ufficiali di anagrafe comunali, deve corrispondere pedissequamente al vero. E che cos'è il vero? Il vero è la residenza effettiva. Quindi è importante che la persona, che infatti è obbligata, così anche come l'ufficiale d'anagrafe d'ufficio può procedere alle iscrizioni o alle cancellazioni anagrafiche quando ha conoscenza di fatti che siano idonei a mutare la residenza, li deve aggiornare. Quindi questo significa che appunto è la residenza anagrafica che segue la residenza effettiva e fattuale. Questo è un concetto che non dobbiamo mai dimenticare, perché questo è veramente la stella polare ermeneutica ed esegetica che ci deve guidare nel risolvere i vari problemi che ci possono, o i dubbi appunto interpretativi che ci si possono presentare nel momento stesso in cui approcciamo un caso pratico. Quando non sappiamo veramente questo, diciamo, è sempre il punto di riferimento che non dobbiamo mai abbandonare. Perché? Perché nel caso di una, come vedremo più avanti, di una eventuale divergenza o discrepanza tra questi due aspetti, la res facti e la residenza anagrafica, ebbene la residenza anagrafica soccombe, cioè prevale la residenza effettiva. Quindi questo è possibile, questo che cosa significa? Che è possibile
E nell'accesso, diciamo, nella richiesta dell'accesso a determinati diritti, fa valere comunque e prevalere la res facti rispetto a quello che risulta comunque dalla residenza anagrafica. Quindi che se ne dica che risulti un qualcosa dal certificato anagrafico, quello non è il verbo, non è il Vangelo, quello che conta veramente è la res facti. E su questo vedremo ancora più approfonditamente a livello applicativo come si traduce poi in concreto questo principio. Però questo ci teniamo a dirlo subito perché è veramente fondamentale. Oh, andiamo avanti, ancora di più nell'ambito di questa presentazione. Criteri, ancora un po' più nello specifico, di collegamento Elena, non ti sentiamo bene, Elena. sentite bene? Elena, Adesso, c'è adesso. qualche, sì, c'è qualche problema di collegamento. Ah, Ripeti? adesso? Sì, adesso Ok. salta anche un po' il video. Evidentemente c'è un problema con la connessione. Adesso mi sentite? Ti sentiamo, ma non ti vediamo. Vabbè, non è importante che non mi vediate, l'importante è che mi sentiate. In qualche modo, non so perché, avvia il video. Ecco, ok. Allora, quindi dicevo, sempre all'interno di queste slide verrà ancora di più approfondito nello specifico che cosa si intende per residenza e quindi dimora abituale, che cosa si intende per domicilio. Applicabile al senza fissa dimora e cosa si intende, diciamo, in realtà il comune di nascita lo sappiamo che cos'è, sempre applicabile per il senza fissa dimora, però vedremo come questo sia semplicemente un rimedio, un criterio estremamente residuale e quale extrema ratio. Importante però anche qui è subito dire una cosa, chiarire subito un concetto. Il concetto di residenza e il concetto di domicilio in generale sono una cosa. Rispetto all'elemento, diciamo, della tematica anagrafica, la residenza è sempre comunque quella vera, è sempre quella della dimora abituale, non ce n'è un'altra. In tema anagrafico, però, in materia anagrafica, il domicilio, perché chiaramente il senza fissa dimora. La dimora abituale ce l'ha, quindi chiaramente dobbiamo sopperire però a questa mancanza. Viene effettuata, operata questa fictio iuris, cioè questa finzione, e viene quindi equiparata soltanto, diciamo, a questi fini il domicilio alla residenza, alla dimora abituale, per creare appunto un qualche collegamento che consenta al senza dimora o senza fissa dimora, poi vedremo qual è la differenza, di accedere comunque ai servizi erogati dai comuni che sono, diciamo, diretta applicazione dell'accesso di quei diritti fondamentali e costituzionali di cui parlavamo prima e cui aveva anche accennato Giustino. Però, diciamo, ecco, il codice civile non è che dice il domicilio e la residenza sono la stessa cosa, sono due cose ben distinte, soltanto rispetto al discorso anagrafico per i senza fissa dimora vengono equiparati. Altra cosa che vedremo, quindi una volta che avremo chiariti questi concetti che ci servono anche per capire, ripeto, come orientarci nell'affrontare i casi pratici, quindi senza nessuna pretesa di esaustività, questo incontro serve più che altro per focalizzare quei concetti base che ci serviranno poi appunto per guidare i vari nostri ragionamenti. Altra cosa che vedremo saranno poi le modalità e le prassi applicative del criterio del domicilio per i senza fissa dimora. Quindi, come viene poi, in cosa consiste poi, diciamo, in concreto questo domicilio, come si manifesta, in cosa consiste. Vedremo appunto le varie possibili forme con le quali poi appunto viene realizzato questa domiciliazione, viene realizzata questa domiciliazione da parte dei comuni, quindi attraverso ad esempio la domiciliazione presso la rete personale, la rete amicali, familiari, parenti, oppure presso la rete sociale, quando ci si appoggia appunto ai centri di accoglienza, oppure ai ricoveri, oppure alle associazioni di volontariato che quindi aiutano e in qualche modo affiancano il senza dimora, consentendo di potersi domiciliare e quindi ottenere la residenza presso le loro sedi, presso di loro.
oppure la rete comunale, io l'ho chiamata così, con l'istituzione della via fittizia. E poi ancora un accenno, insomma, una menzione alle tutele, laddove chiaramente ci siano dubbi sulla legittimità dell'agire della pubblica amministrazione nel caso in cui ci dovessero essere dei rifiuti, dei rigetti di iscrizione dei soggetti, quali sono, diciamo, i possibili rimedi che si possono esperire per far valere i diritti che noi riteniamo essere stati lesi a fronte di un'interpretazione eventualmente non corretta o che comunque noi non riteniamo condivisibile da parte dell'ufficiale dell'anagrafe. Quindi, fatta questa premessa, molto velocemente, già sapete benissimo perché l'abbiamo anche detto l'altra volta, che quando leggiamo, diciamo, nella normativa anagrafica senza fissa dimora, non dobbiamo, diciamo, operare quella distinzione che di solito in ambito sociale facciamo quando parliamo di senza fissa dimora e distinguendoli dal senza dimora, quindi intendendo chiaramente per il senza dimora il senza tetto, l'homeless, il clochard, quello che non ha proprio nessun tipo di dimora abituale. E lo distinguiamo dal senza fissa dimora, che non è detto che non abbia una dimora, magari ne ha qualcuna, però non ce n'ha una fissa. Il classico caso appunto degli ambulanti, giostrai, circensi. Queste due figure a livello, diciamo, anagrafico, cioè della tematica anagrafica, non sono, diciamo, cioè non è che c'è una disciplina diversa per l'uno e per l'altro, vengono tutti e due chiamati senza fissa dimora e la disciplina è omnicomprensiva. In realtà sappiamo che comunque questo concetto di senza dimora è sempre più purtroppo in divenire, quindi si allarga sempre di più. Ci sono stati appunto molti studi, soprattutto quello degno di menzione, quello in ambito europeo, relativamente appunto alla fianza che ha sviluppato l'ETHOS, che praticamente è una sorta di raccolta di classificazione di tutte altre situazioni che attualmente magari potrebbero non rientrare immediatamente, secondo quella che è appunto il nostro approccio, ma in realtà anch'essi, diciamo, dovrebbero rientrare nella qualificazione di senza fissa dimora o senza dimora per poter appunto giovarsi delle discipline specifiche. La dimora abituale, quindi parliamo appunto di senza dimora, ma che cos'è questa dimora abituale di cui anche ci parla il codice civile di cui accennavo prima? È appunto un luogo in cui il soggetto volontariamente ed effettivamente abita stabilmente, non temporaneamente, quindi è quell'abitazione dove fondamentalmente un soggetto, anche quando si allontana per andare in un altro comune, fa sempre ritorno quando è possibile, perché lì c'è il centro e il luogo delle sue relazioni sociali e familiari. Quindi, come vedete, come dicevo anche prima, è qui che si incardina e che si fissa la nostra residenza, la nostra res facti. Questa è la res facti e questa quindi infatti è la nostra residenza. In altre parole, la dimora abituale è la residenza e da qui non ci dobbiamo spostare. Quindi, come abbiamo visto, questo, diciamo, ripete quello che ho detto prima rispetto alla res facti e alla prevalenza rispetto alla residenza effettiva, e qui c'è la prova che quello che ho detto è vero. Tant'è vero che appunto la Corte Costituzionale ha precisato che l'iscrizione anagrafica è semplicemente una presa d'atto formale della presenza della persona nel territorio, che quindi è il requisito sostanziale e prevalente. Una presa d'atto, non l'efficacia costitutiva dal quale deriva poi effettivamente la fissazione della residenza. Questo lo capiamo anche dalla legge stessa, diciamo, la legge anagrafica che disciplina tutta, e anche dal regolamento anagrafico, sono le due fonti fondamentali che dobbiamo conoscere perfettamente per poterci orientare in questa materia, che ci dice infatti che entro 20 giorni da quando si verificano i fatti per i quali abbiamo individuato il nostro obiettivo, quindi la nostra dimora abituale, dobbiamo richiedere l'iscrizione. Quindi la residenza è già stata creata fattualmente. Noi dobbiamo semplicemente adeguare le risultanze documentali presso i registri comunali alla verità e lo dobbiamo fare entro 20 giorni, oppure lo farà l'ufficiale d'anagrafe d'ufficio qualora lo dovesse scoprire. Però, diciamo, questo significa che chiaramente la realtà
preceduto, non successivamente. Noi non lo possiamo fare prima. Noi lo dobbiamo prima scegliere, prima la dobbiamo creare, poi ci adeguiamo. Non possiamo farlo in prospettiva di o chiedere o scegliere. È un qualcosa che abbiamo già fatto noi vivendo. Dopodiché, questo viene di conseguenza. Un'altra cosa importante, per esempio, è questa pronuncia, ma ce ne sono tantissime. Naturalmente, ho scelto questa perché era molto incisiva, della Cassazione di qualche anno fa, in base alla quale viene scritto, appunto, viene disposto che l'eventuale iscrizione anagrafica tardiva non può pregiudicare l'acquisto della cittadinanza quando vi sia in concreto la residenza effettiva. Quindi, questa residenza effettiva, la nostra res facti, si può provare mediante documentazione da cui desumere la permanenza continuativa e legale in Italia del richiedente cittadinanza. E come in questo caso, diciamo, disciplinato, valutato, diciamo, esaminato dalla Cassazione, si parlava dei certificati vaccinali del minore, permessi di soggiorno dei genitori, libretto di lavoro dei genitori. Il caso era quello di una ragazzina che era nata in Italia da genitori stranieri e regolarmente soggiornanti in Italia con lavoro, permesso di soggiorno e quant'altro. Non si capisce il motivo per il quale, quando la ragazzina era nata, era stata dichiarata residente con i genitori da un'altra parte, proprio un errore fondamentalmente di iscrizione. Lei non riusciva a totalizzare i famosi 10 anni per poter poi chiedere la residenza, scusate, la cittadinanza, perché non risultava dai registri anagrafici. Avendo però potuto dimostrare fattualmente la sua presenza, la res facti ha prevalso e quindi lei ha avuto effettivamente il riconoscimento del suo diritto. E ancora una cosa ancora più recente, l'abbiamo vista, un'altra applicazione pratica della res facti come prevalente nella circolare del Ministero del Lavoro del 2020, recante indicazioni relative all'accesso al reddito di cittadinanza per quei senza dimora. Per i quali, diciamo, quando avevano fatto queste verifiche, non risultava, diciamo, la residenza in Italia in via continuativa per almeno 2 anni, perché magari erano state cancellate dall'anagrafe per irreperibilità. Anche qua, la circolare del Ministero del Lavoro aveva precisato che comunque bisognava vedere dove effettivamente la persona, era stata, in barba e in spregio di quello, nonostante quello che risultasse comunque dalle registrazioni. Dai registri anagrafici. Quindi questo, diciamo, mi sembra un concetto di non poco momento che mi sembrava, diciamo, fondamentale e sottolineare. Un'altra cosa importante qui da evidenziare perché dobbiamo capire che cos'è l'anagrafe e a che cosa serve e quali sono le sue funzioni, perché anche sulla base di questo capiamo anche quelle difficoltà a volte che si possono scontrare e incontrare e a volte ci portano anche a scontrarci con la pubblica amministrazione, proprio quando appunto non abbiamo magari immediatamente contezza forse di quello che significa avere comunque un quadro, diciamo, chiaro di quello che è l'anagrafe. È vero, l'anagrafe, sicuramente l'iscrizione all'anagrafe ci consente di accedere a tutta una serie di diritti e prestazioni dei cittadini e che ovviamente vivono stabilmente sul territorio, però non dobbiamo ricordare che questa registrazione, questa iscrizione, diciamo, della popolazione residente e anche delle persone che hanno, diciamo, stabilito senza fissa dimora, che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio, serve anche a dare una serie di informazioni macroeconomiche, macroaggregate al legislatore per capire appunto a livello demografico dove sta andando la popolazione, come sta cambiando la società, quali sono gli interventi che quindi devono essere attuati, però ha anche esigenze di interesse pubblico e di sicurezza nazionale, perché ovviamente le persone devono poter essere rintracciate, reperibili dalla pubblica amministrazione, così anche come dalle banche, dai fornitori di servizi, questo per rispondere a quelle superiori esigenze comunque di ordine pubblico nazionale, di ordine economico, e questo, diciamo, è il vulnus, diciamo, è anche il motivo per cui a volte appunto ci troviamo
davanti a dei rifiuti o comunque a dei rigetti, sono determinati proprio da questa funzione specifica che ha l'anagrafe, ok? Quindi perché non è soltanto, non serve soltanto per accedere ai diritti costituzionalmente garantiti, quello è dal lato chiaramente del richiedente, però dal lato invece dello Stato serve ad anche altre funzioni. Quindi l'iscrizione anagrafica, dicevamo, è un obbligo, non è che ci si può sottoporre, diciamo, non ci si può scegliere di non sottoporci o meno, quindi lo dobbiamo fare entro termini ben precisi ed è anche possibile, è ben possibile e doveroso da parte dell'ufficiale d'anagrafe procedere d'ufficio. Così anche come tutti gli aggiornamenti, le variazioni, le iscrizioni e i controlli devono essere assolutamente fatti secondo quello che dispone la legge. Però da una parte c'è un obbligo, però dall'altra parte è anche un diritto, è un diritto soggettivo perfetto. Che cosa significa questo? Che è un diritto che spetta a tutti quanti quei soggetti che vivono non occasionalmente sul territorio nazionale e quindi anche inclusi i senza dimora. Diciamo che non essendo, diciamo, un interesse legittimo, questo comporta che il provvedimento di iscrizione o anche, diciamo, di cancellazione da parte dell'ufficiale d'anagrafe non è un qualcosa che può essere, diciamo, disposto sulla base di una valutazione discrezionale circa l'opportunità appunto dell'adozione o meno del provvedimento. È un atto di natura vincolata. Quindi questo significa che il pubblico ufficiale, in questo caso l'ufficiale d'anagrafe, che può essere il sindaco o i suoi delegati, che tra l'altro sono ufficiali del governo, quindi questo significa che sono tenuti in questa funzione cioè rappresentano il governo, quindi non agiscono in quanto amministratori locali, ma quanto delegati del governo, sono tenuti ad applicare pedissequamente la normativa che è di natura nazionale. La normativa è nazionale ed è anche, tra l'altro, una di quelle materie, proprio quella dell'anagrafe, che secondo l'articolo 117 della Costituzione è di competenza esclusiva statale, quindi non c'è nessun tipo di competenza ripartita, concorrente, no. L'amministrazione locale deve semplicemente applicare e gestire secondo quelle che sono le disposizioni normative. Ecco perché dicevo che dobbiamo conoscerle a menadito benissimo, perché è lì che troviamo buona parte delle risposte razionali, chiaramente. Dopodiché, di fronte all'irrazionalità, poi ci saranno i rimedi esperibili nelle competenti sedi delle aule giudiziarie. E poi vedremo quali saranno. Quindi, essendo attività appunto vincolata, peraltro, e trattandosi di un diritto soggettivo perfetto, vi anticipo anche che il giudice competente a dirimere le controversie attinenti a appunto rifiuti, omissioni relative all'iscrizione o cancellazioni anagrafiche sarà il giudice ordinario. Una volta si riteneva fosse appunto il giudice amministrativo, il TAR. In realtà adesso, diciamo, andiamo verso, dopo che è stato appunto è stato con questa famosa sentenza, le sezioni unite 499 del 2000, è stato riconosciuto un diritto soggettivo e quindi la nostra casa, diciamo, giurisdizionale è il tribunale del giudice ordinario. Ancora questo, diciamo, la No, scusami, 5-6 minuti ancora. vado avanti. Okay. Allora, dicevo, sono appunto però aspetta, c'avevo qualche altro minuto in più, aspetta un attimo. Poi abbiamo appunto queste sono le leggi, le nostre fonti fondamentali. Queste sono diciamo, i tre criteri di collegamento di cui parlavo prima, la nostra legge anagrafica. Qui troviamo praticamente che cosa? Un altro punto fondamentale che dobbiamo tenere a mente per capire perché ci troviamo a volte di fronte a dei rifiuti. Non basta semplicemente dire io sono domiciliato là, io sono la dimora abituale là e dichiararlo. Come se noi volessimo scegliere un qualcosa e finisce la storia e noi veniamo iscritti. No, la persona al momento della richiesta di iscrizione è tenuta a fornire all'ufficiale di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. La legge però non ci dice quali sono, cioè ci dice semplicemente che
deve essere, diciamo, la persona che richiede l'iscrizione deve in quel momento fornire degli elementi che servono a provare che c'è questo collegamento con il territorio. Poi l'ufficiale di anagrafe farà i suoi controlli, le sue verifiche e capirà se c'è o meno questo elemento di collegamento, sia per quanto riguarda il discorso della dimora abituale, sia per quanto riguarda il discorso del domicilio per i senza fissa dimora. Domicilio noi dobbiamo intendere, e quando parliamo del senza fissa dimora, non nella sua accezione più restrittiva che ci dà il codice civile, il famoso centro principale degli affari e interessi, ma in maniera un po' più ampia, chiaramente, perché il centro degli affari e interessi riguarda anche interessi familiari, sociali, relazionali, che non hanno chiaramente soltanto una attinenza di tipo economico, ok? E qui ho messo, diciamo, il cambio di residenza in tempo reale, che è la procedura che noi tutti conosciamo per quando facciamo il cambio di residenza. Noi sappiamo benissimo che facciamo la richiesta, entro 2 giorni subito parte il procedimento, veniamo subito iscritti e quindi viene subito emesso il provvedimento sulla base della nostra dichiarazione. Poi dopo parte l'istruttoria nei famosi 45 giorni. Come sappiamo invece per quanto riguarda il senza dimora, non, così non è, nel senso che nel caso del domicilio non basta semplicemente dichiararlo e poi, cioè nel senso sicuramente viene dichiarato, dopodiché però ovviamente anche in quel caso devono essere effettuati degli accertamenti. Ora, questo tipo di domiciliazione del senza fissa dimora può avvenire in vari modi. Ci sono appunto, eccoli qua, e dal punto di vista operativo, se il senza dimora indica nella sua, nel, quando compila la richiesta di iscrizione che appunto il suo domicilio è presso un parente, un amico, dove lui ha comunque un punto di collegamento privilegiato, dovrà allegarlo, dovrà e poi partire. Partiranno, diciamo, tutti i vari accertamenti. Oppure si può fare attraverso i centri di accoglienza, le associazioni di volontariato, eventualmente con delle creazioni di un recapito postale. Era quello che facevamo, diciamo, a Roma fino al 2017. Poi è stato, diciamo, non è stato più possibile agire in questo modo. I centri di accoglienza che avevano in carico alcuni senza dimora adoperavano per rilasciare una dichiarazione da parte del responsabile del rappresentante legale dell'associazione, dove appunto dichiaravano che quella persona effettivamente orbitava sempre intorno a quel centro, quindi per far capire che c'era il collegamento con il comune. Oppure un'altra possibilità è data appunto dalla via fittizia. La via fittizia, come vedremo, diciamo, è un qualcosa che non ha la sua fonte, la sua ratio, la sua fonte non la troviamo in una legge anagrafica. È un'idea, diciamo, suggerita, illustrata dall'Istat, che ne parla, diciamo, nella sua circolare numero 29 del 92, che era una circolare fondamentale. Anche questa, diciamo, va assolutamente conosciuta per capire la ratio della legge anagrafica e del regolamento anagrafico. E in questa circolare, appunto, suggeriva di fare così come per il censimento, di istituire una via fittizia che fosse in tutto e per tutto equivalente a quella ad una via reale. Questo proprio per garantire l'attuazione degli obblighi disposti dalla legge anagrafica per quei soggetti che purtroppo non avevano né la rete d'accoglienza né la rete amicale e nulla che potesse in qualche modo, neanche un recapito, neanche uno straccio di domicilio minimo che quindi potesse in qualche modo essere fatto valere. Ok? E la ratio, ecco, appunto, è questa, però ricordiamo anche che questo non può essere uno strumento per eludere le leggi vigenti e costituire un rischio di sicurezza pubblica per le norme poste a tutela di specifici settori, proprio perché quello di cui si preoccupa il legislatore e anche le pubbliche amministrazioni è che attraverso questi strumenti una persona che voglia risultare, non perché si trovi in una situazione di effettivo disagio sociale, ma perché
perché per altri fini meno nobili, potrebbero essere anche fini criminali, fiscali e quant'altro, possano, diciamo, decidere diciamo, possono cercare di strumentalizzare questo espediente per sfuggire ai creditori, sfuggire al fisco oppure porre in essere delle attività criminali. È stato, diciamo, succedeva, diciamo, in passato che addirittura delle imprese venivano, le sedi legali venivano fissate nelle vie fittizie, così anche come senza fissa dimora magari risultavano titolari o amministratori di società con la residenza fittizia, e questo chiaramente si traduceva in una sorta di irreperibilità che non è ammissibile comunque nel nostro ordinamento, neanche dal registro delle imprese. Tutti i comuni italiani hanno istituito una via Verso la fittizia? conclusione, Un Elena. attimo, no, non ancora. Perché questo fenomeno appunto riguarda comunque centri più piccoli, però si può comunque sempre proporre un'istanza di istituzione al momento in cui dovesse uscire diciamo, diciamo, verificarsi la sua, diciamo, la necessità. A Roma noi sappiamo benissimo che l'indirizzo è quello di Via Modesta Valenti. La caratteristica di questa, diciamo, ne parlerà magari più approfonditamente la collega, è quella in base alla quale prima di poter procedere all'iscrizione in Via Modesta Valenti, i controlli, come dicevo, vengono effettuati prima. Quindi c'è bisogno di compilare questo, richiedere un colloquio con il servizio sociale, il quale deve valutare appunto se effettivamente siamo o non siamo nell'ipotesi meritevole di iscrizione presso la via fittizia, e quindi bisogna farsi rilasciare questa attestazione di prima analisi della condizione soggettiva del richiedente, ed è una vera e propria condizione di ricevibilità della domanda, malgrado dobbiamo ricordare che questo passaggio non è previsto dalla legge anagrafica e neanche dal regolamento anagrafico. Quindi questo, diciamo, è un altro punto dolente che suscita molti dubbi, molti dibattiti. Questo è un'altra cosa importante, poi finisco con le tutele, che è un'altra cosa che tenevo a precisare. Il rilascio appunto dell'attestazione di prima analisi in teoria dovrebbe avvenire entro 5 giorni dalla richiesta di iscrizione. Dopodiché il servizio sociale competente, appunto rilasciata questa dichiarazione, mette nelle condizioni il richiedente di poter procedere alla richiesta di iscrizione. Non è finita qua, perché comunque la permanenza di questo, il mantenimento di questa residenza è subordinato e condizionato al mantenimento di questi contatti continui con il servizio sociale e con una cadenza, diciamo, periodica. E se in caso, diciamo, di mancato contatto, la residenza può essere ovviamente cancellata. Questa è sempre la ratio di fondo, evitare abusi. Le prassi applicative, che appunto sono un po' più ricorrenti, contro le quali insomma spesso ci troviamo a dover ragionare e riflettere sulla loro legittimità o meno, abbiamo viste anche lette da quello che ci sono arrivate, insomma, le segnalazioni, la richiesta di una previa cancellazione dall'anagrafe della città di provenienza per una irreperibilità, che però sappiamo benissimo il procedimento di irreperibilità dura un anno, quindi chiaramente espone una persona a tempi lunghissimi, senza la possibilità di poter accedere ai diritti di cui parlavamo prima. Presunti requisiti igienico-sanitari dell'immobile, nel caso chiaramente della dimora abituale o del domicilio presso un immobile, la richiesta di una residenza reale, ovvero non fittizia, ai fini del rilascio di determinati documenti, come per esempio il permesso di soggiorno, richieste di documenti, molti documenti per provare questo status, che ovviamente affaticano e appesantiscono il procedimento, lo rallentano, lo ritardano, come per esempio appunto la richiesta di permesso di soggiorno rinnovato, quando invece sappiamo benissimo che per il rilascio è richiesta la residenza. Quindi semmai il contrario, la loro legittimità dove è scrutinabile? È sicuramente scrutinabile, perché chiaramente, ripeto, il parametro normativo è quello della legislazione statale, per cui il sindaco, abbiamo visto, è un ufficiale di governo. Come si possono quindi far valere i diritti di questi soggetti? Innanzitutto, il primo consiglio è sempre avanzare richieste formali scritte tramite PEC, raccomandate, ma soprattutto PEC, in modo tale che si abbia, diciamo, la nostra istanza scritta e la risposta ovviamente da parte dell'ufficio di anagrafe per iscritto. A quel punto valuteremo chiaramente le ragioni e le motivazioni di un
eventuale rifiuto, di un eventuale rigetto dell'istanza, si potrà in via, diciamo, stragiudiziale avanzare un'istanza di annullamento in autotutela, qualora ne diciamo, ci risulti che sussistano i presupposti, inviare delle diffide, delle costituzioni in mora. Ovviamente è importantissimo, soprattutto per i casi di cancellazione, e avanzare delle istanze di accesso agli atti per richiedere copie di documenti relativi al procedimento. Sulla base di quello poi costruiremo la nostra linea difensiva. E poi ci sarà il ricorso anagrafico al prefetto, oppure il ricorso al giudice ordinario di cui abbiamo parlato prima, eventualmente anche con un 700 qualora ne ricorrano i presupposti. In particolare, e concludo, per quanto riguarda il ricorso al prefetto, invito a consultare l'articolo 36 del regolamento anagrafico, che infatti ci dice che avverso il rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, l'interessato può produrre ricorso al prefetto. Si fa anche per raccomandato o per via telematica entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Nel caso della raccomandata, ovviamente vale la data della spedizione. Il prefetto potrà sospendere gli effetti del provvedimento, oppure respingere il ricorso, oppure accogliere il ricorso e annullare o riformare l'atto impugnato. Finito questo, potremo sempre comunque dire il giudice ordinario, lo potremo fare o dopo il prefetto o anche prima, direttamente rispetto al rifiuto da parte dell'ufficiale di anagrafe. E eventualmente, nel caso appunto volessimo fare ricorso al giudice ordinario, ricordo che c'è anche la possibilità di richiedere un risarcimento del danno, il famigerato danno anagrafico, chiedendo appunto al giudice di disporre una sorta di multa nei confronti dell'amministrazione, condannarla al pagamento di una tot somma per ogni giorno di ritardo nell'eventuale appunto inadempienza. Mettiamo il caso, noi vinciamo il ricorso ma l'amministrazione ancora non procede all'iscrizione, non solo dovrà farlo ma in ogni caso dovrà pure pagare appunto una multa, chiamiamola così, un risarcimento del danno che si chiama astrent praticamente, ed è disciplinato dall'articolo 614 bis del codice di procedura civile. E la stessa cosa ce l'abbiamo anche sul lato, diciamo, del giudizio amministrativo, nel giudizio di ottemperanza che si propone di fronte al TAR, ed è disciplinato molto simile a quello del codice di procedura civile, dell'articolo 114. E naturalmente non può non mancare un accenno anche alla tutela penale, perché come sappiamo in casi di rifiuto, di omissione di atti d'ufficio da parte di un ufficiale dell'anagrafe, possono anche integrare, laddove chiaramente sussistano i presupposti, un reato che è appunto disciplinato dall'articolo 328 del codice penale, appunto il reato di rifiuto e omissione di atti d'ufficio. E però, diciamo, adesso lascio la parola alla collega, evidenziamo che comunque tutti questi rimedi, queste tutele pagano lo scotto della lentezza, della tempistica dei procedimenti giudiziari, che quindi chiaramente non sono poco compatibili con quelle esigenze di speditezza, di celerità e di effettività che invece sono collegati proprio alle istanze di questi soggetti gravemente svantaggiati. Quindi chiaramente è auspicabile che laddove ci siano dei dubbi, delle lacune dal punto di vista legislativo, intervenga il legislatore a fugarli, e allo stesso modo anche l'amministrazione, una volta che appunto vi siano stati chiariti certi dubbi, si adottino comunque delle policy uguali per tutti, chiare e conformi soprattutto alla normativa vigente, per poter rispondere in maniera pronta e soprattutto efficace ed efficiente alle esigenze che sono appunto fondamentali per persone molto fragili, che non possono fare riferimento quasi su nessuno se non appunto in questo tipo di, non possono confidare soltanto in questo tipo di percorso e di strumento di tutela. Ho finito. Bene. Tolgo la condivisione dello schermo così. C'è già qualche domanda, qualche commento, soprattutto gli ultimi, nel quale si dice che è troppo tecnica, però anche quando presentavamo il manuale dei diritti, sono formazioni tecniche,
Sono formazioni tecniche, a volte bisogna dare, anche se in fretta e velocemente, delle indicazioni per chi vuole approfondire, e lasciare lo spazio per le cose concrete, quindi stiamo cercando di fare in fretta proprio per lasciare una parte per le domande, però queste e le altre che faremo sono comunque delle, quando si parla di legislazione, di giurisprudenza, sono formazioni tecniche. Poi si cerca di farlo il più attinente possibile ai centri d'ascolto quando è possibile, però tenete conto che sono delle formazioni tecniche. E le altre due domande, una veloce, la dico prima di introdurre Cristina, perché forse può già rispondere lei, visto che è la responsabile del centro d'ascolto per stranieri, di Via delle Zoccolette, dice: attualmente la quasi totalità delle richieste del permesso di soggiorno, se viene inserita con la residenza fittizia, vengono respinte qui a Roma. È vero, Cristina, e dici anche quello che state facendo nel tavolo comunale su questi aspetti. Allora, cercherò di essere super rapida perché comunque tutta la panoramica che ha fatto l'avvocato Caminiti è molto completa, complessa perché la materia è complessa. E tanto per capire poi se le prassi poi che sono applicate nei vari comuni sono corrette o meno. Ecco. Per quanto riguarda quest'ultima domanda, come già accennato l'avvocato, purtroppo fino a qualche anno fa, circa 2015, la questura accettava anche la residenza elettiva fittizia, per rinnovare i permessi di soggiorno e per il rilascio del primo. E purtroppo, successivamente la questura, ha fatto pressione e non ha più accettato, questo indirizzo. E poi con un'interlocuzione, con la prefettura e la questura si è riusciti a ottenere che perlomeno per i protetti internazionali, tutti quei permessi relativi alla protezione, andasse bene appunto l'indirizzo di Modesta Valenti. Prima erano gli altri indirizzi delle associazioni e dal 2017 il comune ha avocato a sé la possibilità di lasciare la residenza fittizia presso Modesta Valenti, ossia presso le 15 sezioni distaccate dei vari municipi. E quindi purtroppo sono esclusi tutti quei permessi con motivi di lavoro, eccetera, gli altri tipologie di permessi di soggiorno, e quindi si apre la tematica purtroppo per queste persone che sono costrette anche a comprarsi. La prassi è purtroppo molto diffusa, a comprarsi anche a cifre molto onerose un indirizzo per poter rinnovare il permesso di soggiorno. Allora, la Caritas, insieme a vari enti di tutela, tra cui anche degli enti proprio di avvocati, come Avvocato di Strada, l'ASGI, proprio perché la materia è molto tecnica, sta interloquendo con il Comune di Roma e in particolare con l'assessorato delle politiche sociali per superare l'attuale delibera, che è ancora purtroppo in vigore, che è appunto la 30 del 2017, che purtroppo è stata introdotta dalla precedente giunta, tra l'altro senza purtroppo un'interlocuzione anche con le associazioni, anche per capire quali potevano essere poi le conseguenze di alcune scelte, e che appunto purtroppo è ancora in vigore, però a febbraio l'assessore abbiamo incontrato e ci ha presentato una bozza di una nuova delibera che va proprio a superare questa delibera 31, e che poi raccoglie e fa proprie tante delle proposte che le associazioni hanno fatto proprio per tutelare rendere anche più legittima la prassi che viene adottata dal comune. Quindi la prima cosa che siamo in attesa, purtroppo da febbraio non si hanno notizie su questa delibera, e quindi abbiamo proprio pochi giorni fa riscritto tutte le associazioni, e verrà pubblicata sul sito della Caritas anche una lettera all'assessore proprio per chiedere se ci sono novità riguardo, e anche di nuovo rincontrarsi con l'assessore per capire appunto quale sarà il testo definitivo. Allora, le cose più importanti, che poi sono quelle che pesano appunto sulla vita delle persone che appunto si rivolgono ai nostri centri, è che prima di tutto viene superata questa delibera, che viene dichiarato, come ha detto l'avvocato, proprio nella delibera stessa, che poi tra l'altro è molto interessante perché fa tutto l'excursus della storia di come si è arrivati alla situazione attuale, di qual è
la corretta, la prassi legittima dovrebbe essere, è che è l'iscrizione anagrafica è un diritto soggettivo, quindi non è una concessione che un'amministrazione fa alle persone, è un diritto di ogni cittadino e di ogni persona. Ed è un obbligo dell'ufficiale dell'anagrafe di iscrivere la persona. Quindi quello che prevede l'attuale delibera 31, che ci sia questa attestazione di prima analisi da parte dei servizi sociali, che appunto devono fare in Cristina, non ti sentiamo. L'errore. Sì, non lo sentivo. Tra l'altro, questo ha creato delle enormi, è stata una difformità di prassi nei vari municipi. Cristina, hai un problema con l'audio? No, è proprio di collegamento, credo, il problema, perché è saltata tutta. Cristina? Alberto, non ti senti neanche tu. Ecco, intanto mentre si ricollega, perché credo sia saltato il suo collegamento, ci sono alcuni casi che vengono presentati. Che cosa accade nel caso... ci sono due domande che riguardano persone che vivono nelle occupazioni, uno per un cittadino straniero e un altro per un cittadino italiano, che vivono in alloggi occupati. Vado? Sì. E se torna Cristina? Vabbè. Dunque, per quanto riguarda le occupazioni, diciamo, la normativa di riferimento è il decreto Lupi, dove appunto l'articolo mi pare 5, ovviamente come tutti sappiamo, vieta di scrivere la residenza presso immobili che siano stati che risultino occupati abusivamente. Su questo si possono dire due cose. Ci sono degli orientamenti dottrinali, diciamo, di studiosi che comunque hanno evidenziato il fatto che il divieto di iscrizione di questa residenza si possa rivolgere, riferibile soltanto a quelli che effettivamente hanno poi effettivamente compiuto l'atto di occupazione abusiva, non anche per quelli che invece vi hanno fatto ingresso successivamente con il permesso degli occupanti, perché loro non hanno fatto effettivamente l'occupazione abusiva. Sempre perché la stella polare, come dicevo prima, è la res facti, la situazione di fatto. E poi ovviamente c'è la possibilità delle deroghe da parte del sindaco nei casi di meritevole tutela, di cui insomma abbiamo anche letto molto sui giornali per quanto riguarda Roma, che è stata diciamo oggetto di ampio dibattito. Ma in ogni caso residua sempre la possibilità naturalmente della residenza comunque fittizia, perché è indubbio che ci sia comunque una presenza fisica della persona sul territorio. Quindi le due, poi a seconda dei casi, chiaramente bisognerebbe poi guardare caso per caso nello specifico, però la ratio, diciamo, del ragionamento da seguire è sempre quello della res facti, ecco perché battevo molto su questo, perché poi le cose complesse bisogna cominciare ad affrontarle spezzettando i mattoncini, partendo dai principi base. Se noi abbiamo chiari quei quattro principi, e non è che sono 4-5, poi riusciamo ad arrivare alle possibili soluzioni. Se Intanto cominciamo. si è collegata di Io mi nuovo sono. Cristina, è Ecco, perché scusate, sono stata finora sul caso collegata delle e occupazioni, Cristina, facevo una domanda sul caso delle occupazioni, perché nella caduta. Ma lettera che la quella è Caritas un'altra inviava al questione, comune c'è l'articolo anche quello. 5 che è stato superato, però ci vorrebbe un'altra formazione. Ecco, adesso parliamo dei senza dimora. Ok, allora, quindi stavo dicendo che aveva creato quindi una prassi difforme in tutti i municipi. E un allungamento dei tempi di attesa, perché per prenotarsi e avere questo appuntamento con i servizi sociali passavano anche un anno, alcune volte mesi e mesi.
E quindi noi invece sappiamo che dal momento dell'istanza di richiesta di iscrizione deve essere ricevuta e registrata entro 48 ore, è previsto così dalla normativa, e questo deve valere anche per i senza dimora. Non è che loro possano avere un trattamento, anzi già sono una condizione di disagio, anche peggiorativo. E tra l'altro gli effetti della iscrizione anagrafica, quindi della residenza, decorrono dal momento in cui si chiede l'iscrizione. E anzi, i controlli avvengono ex post, cioè dopo la richiesta, entro 45 giorni. Invece qui si era ribaltato completamente, per cui io prima ti faccio aspettare, infatti faccio il colloquio, così beh, poi dopo te la concedo. Quindi immaginate voi persone appese senza poter esercitare poi i diritti. Quindi questa è una cosa fondamentale, insomma, che è stata prevede, speriamo che viene mantenuta nella stesura definitiva di questa delibera. E poi recupera anche quanto detto anche l'avvocato, cioè che si tratta di domicilio e quindi non di dimora abituale, quindi i senza dimora è tenuta a fornire all'ufficio anagrafico gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti che servono a stabilire che ha il domicilio, quindi non deve vivere, cioè non è che deve vivere in un luogo. Anche il fatto che sì, io frequento il primo municipio, vivo là, vivo sul cartone, non è quello, perché non è un luogo fisico, è una domiciliazione, ovviamente deve essere allegato a qualcosa. E anche su questo con l'assessore ci dovrà dire in che modo intende le persone, cosa devono produrre. Noi addirittura abbiamo chiesto come tavolo un'autocertificazione, perché è prevista dal nostro ordinamento anche un'autocertificazione. Poi loro, magari gli ufficiali d'anagrafi, andranno a verificare. E quindi un'altra cosa che prevede la delibera, questa delibera, è che ci siano poi dei tempi celeri, di quello che ho detto, i 48 ore, e il fermo posta, che in ogni, perché appunto non trattandosi di un luogo fisico, cioè sì, la Piazza Valentis è in ogni municipio, ecco, però alcuni municipi non si sono attrezzati in questi anni, dal 2017, quindi per 5 anni, con un fermo posta, quindi a ricevere la posta. Immaginate voi tutte le comunicazioni, anche istituzionali, l'invio della tessera sanitaria, eccetera. E quindi queste persone sì, hanno la possibilità di avere la carta d'identità, però non possono ricevere la posta, e quindi insomma la posta, anche questo è un diritto fondamentale. E quindi presso poi verranno istituiti presso il fermo posta, presso i servizi sociali, e qui bisognerà capire come si organizzeranno sia i servizi sociali che anche gli ufficiali anagrafi, e poi se recepiranno anche loro questa delibera. E poi anche rispetto alla cancellazione, un passo importantissimo, un punto importantissimo che appunto ha recepito questa delibera, che vi ho detto ancora è una in bozza, è che appunto la persona, quando si scrive e chiede se proviene da un altro residenza, da un altro indirizzo, non può essere cancellata. Cioè questa prassi per cui una persona, perché chiede la residenza fittizia, viene cancellata, come diceva l'avvocato prima, reperibilità. Quindi praticamente hanno questi vuoti le persone, magari, ecco, immaginatevi, io chiedo Modesta Valenti perché vengo da un'altra città, e poi devo chiedere appuntamento, mi danno appuntamento dopo 8 mesi, poi dopo fanno la relazione, la comunicano gli uffici anagrafici, mi devono cancellare, insomma, veramente le persone stanno un periodo lunghissimo senza essere iscritti, cioè cose che per noi cittadini italiani che viviamo in una casa, insomma, sono inimmaginabili, ecco. E poi vabbè, vengono confermate le 15 sezioni, come sapete stanno in tutti i municipi, e poi noi appunto abbiamo chiesto di interloquire anche con la prefettura e con la questura rispetto al riconoscimento dei Podesta Valenti per appunto il rinnovo e il rilascio dei permessi di soggiorno, perché poi anche questo non è previsto dalla normativa, ecco. Una cosa, ecco, delle criticità che dobbiamo ancora capire come si muoverà il comune, riguarda, come diceva prima l'avvocato, questa elenco ETOS dei senza dimora, perché nella delibera c'è scritto che tutti le persone che hanno disagio abitativo possono chiedere rientro in Modesta Valenti. In realtà
non è, questo non è molto corretto, perché ci sono una serie di persone, noi abbiamo chiamato una zona grigia, cioè immaginate, senza dimora non sono solo chi veramente, quello che chiamiamo cosiddetto barbone, no? Che vive veramente per strada, ma magari la persona che non riesce, non ha un titolo per chiedere residenza, immagina, oppure il per esempio la badante che vive convivente, il datore di lavoro non gli concede la residenza, perché poi c'è questa idea che se gli dà la residenza la persona rimane, invece insomma una persona può pure chiedere la cancellazione poi un datore di lavoro, quindi la badante deve andare a chiedere Modesta Valenti, non è una prassi legittima, perché in realtà se dimora, ce l'ha un'abitazione, ha diritto, oppure persone che hanno un contratto irregolare di affitto, persone che vivono in subaffitto, dovrebbe la situazione di fatto, come diceva l'avvocato, cioè alla fine noi andiamo, alla fine viene avallato il comportamento di chi magari locatore non vuole, si mette la sua residenza in una seconda casa che affitta per non pagare le tasse, e il chi ci vive non può esercitare il proprio diritto e deve andare a chiedere Modesta Valenti, però se è straniero non può poi rinnovare il permesso di soggiorno, veramente un circolo vizioso si viene a creare. Quindi noi abbiamo chiesto di rivedere questo, cioè veramente a chi è senza tetto, gli ambulanti senza fissa dimora, non persone che vivono in situazioni più regolari, diciamo, no? Più, che una dimora abituale ce l'ha, quindi dovrebbe essere riconosciuto. Quindi poi i controlli non sappiamo come si organizzeranno, come verranno fatti, diciamo poi anche un po' l'atteggiamento anche degli uffici anagrafici, questo ovviamente non è generalizzato, però ecco, di poi che devono uniformarsi, adottare tutti i municipi le stesse pratiche, quindi verrà poi istituito anche un tavolo permanente con le associazioni e poi un ufficio di controllo dell'amministrazione per verificare che tutti i municipi rispettino quello che è la nuova normativa che delibera, che ci aspettiamo venga adottata il prima possibile, e, insomma, prevede. Ecco, questo in generale sarebbe un grande passo avanti, e noi insomma cerchiamo, vi invito a leggere anche questa lettera che hanno scritto tutte le varie associazioni, perché appunto comunque riporta un po' tutti questi temi che si troverà sul sito della Caritas. Ecco, questo. Allora, prima lascerò tra poco i microfoni liberi, ci sono Bartolomeo prima e Alberto De Gaetano che dovranno intervenire per presentare due casi velocemente. Una domanda che ricorre spesso, l'ho cercato di raggrupparla, sono la residenza fittizia e i rapporti con INPS e soprattutto per il reddito di cittadinanza e la possibilità di ottenere lo SPID con la residenza fittizia. Ecco, che esperienze ci sono su questo? Elena o Cristina? Oppure perché Massimo Soraci allora, ha lasciato prima, altrimenti... Sì, per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, ovviamente, soprattutto per i primi... A parte, si può provare, come ha detto anche l'avvocato, non anche con la, diciamo, residenza effettiva poi, no? E che deve essere negli ultimi 2 anni continuativa, perché è di 10 anni, no? Prima della richiesta. Nei primi 8 anche non continuativa. Noi come centro d'ascolto stiamo rilasciando tantissime dichiarazioni a persone prendendo quello che risulta dal SIS, quindi le persone appunto perché vengono chiamate dai municipi appunto per presentare delle prove del fatto che erano residenti in Italia, che stavano effettivamente, più che residenti stavano, si trovavano nel territorio. Quindi noi stiamo rilasciando antidichiarazioni, ovviamente mettendo quello che c'è scritto nel SIS, quindi se nel SIS non c'è scritto niente, non si mette niente. Se una persona è venuta un giorno nel 2020, non lo so, nel 2015, si mette che è stato conosciuto in quella situazione, cioè cerchiamo di attenerci a quella che è la verità, ecco, perché comunque poi la persona, se sono anche rumeni, magari hanno fatto, sono spariti, cioè per anni non ci sono stati, quindi non possiamo attestare quello che non sappiamo, ecco. E perché poi si aprono anche dei procedimenti penali a carico, perché purtroppo c'è stata una prassi per cui i CAF hanno, non so se in maniera superficiale, hanno fatto comunque per instare le persone le domande,
le persone gli è stato regato il reddito e adesso gli stanno chiedendo i comuni, cioè l'INPS indietro quanto ricevuto e si aprono anche dei procedimenti penali per falsa attestazione, adesso non so quali capi sono altri, comunque è una situazione molto complessa e stanno vivendo molte persone. E Allora, in rispetto allo ordine SPID non... Bartolomeo e Alberto, e poi vedo adesso stanno venendo fuori tantissimi casi nella chat. La chat è salvata, noi avremo i file e risponderemo anche per email. Quindi continuate a scrivere, se non riusciamo a rispondere questa sera risponderemo per email. Quindi Bartolomeo, puoi prendere la parola. Non c'è, quindi Alberto? Sì, buonasera, mi sentite? Sì. Buonasera a tutti. Allora, il caso concreto che volevo porre all'attenzione per vedere se riusciamo ad avere una, a districarci un po', perché mi pare abbastanza complesso, è questo qui. Noi abbiamo avuto, il nostro centro d'ascolto recentemente, una coppia di persone in cui la moglie è romena, quindi cittadina comunitaria, è badante e ha la residenza presso la persona che assiste. Il marito invece non ha avuto questa possibilità perché la persona che è assistita si è rifiutata di dare la residenza anche al marito. Gli ha offerto soltanto un documento di ospitalità che peraltro in questo caso è stato sufficiente per ottenere il permesso di soggiorno. Stranamente rispetto a quello che dicevate prima, quindi evidentemente anche qui in questura ogni tanto dipende anche dai funzionari che gestiscono le pratiche, probabilmente, non lo so. Però il punto fondamentale, la questione è proprio questo, sul fatto che il marito è venuto da noi per lamentare che il municipio, secondo municipio, si è rifiutato di offrirgli, dargli la residenza via Modesta Valente perché lui non ha i requisiti. E adesso noi stiamo cercando di affrontare, di intervenire un po' sul municipio per cercare di capire meglio cosa significa. Ma vi risulta che c'è una persona che sicuramente stabilmente stava a Roma, che aveva già una residenza formale in precedenza perché l'aveva insieme con la moglie, e evidentemente ha perduto questa residenza perché la moglie è andata ad abitare presso la persona assistita. E oggi non, evidentemente non lo considerano come residente, come domiciliato nel comune e nel municipio. E mi pare che secondo quello che è stato detto, invece il municipio dovrebbe offrirgli la residenza fittizia via Modesta Valente. In Il realtà sì. dubbio è, per il fatto che sono marito e moglie e non sono separati, e questo può costituire un problema per cui può dare lo spazio al municipio per dire no o stare nello stesso No, è luogo. che sono comunitari, ma adesso vuoi apparire. Il No, fatto è che il quello che abbiamo marito detto è vale per i cittadini extracomunitario. italiani e i cittadini Preciso stranieri. che il marito è extracomunitario ed è venuto in Ah. Italia per il ricongiungimento con la moglie comunitaria. Ah, ok, lui è extracomunitario, ok, non è comunitario, perfetto, non ho capito, ok. No, non l'avevo detto io, in effetti è una precisazione che ha il suo significato, immagino. Se c'è comunque una res facti e può dimostrarlo, secondo me, questa è la ratio che ci dovrebbe guidare. Quindi non vedo il motivo, Insistiamo su res sinceramente. fatti allora, perché comunque un certificato di ospitalità è in qualche modo res Certo, fatti. E è comunque un titolo che dimostra che c'è una sta su quel permanenza, territorio. ma diciamo in quel determinato. In quel determinato immobile, quindi in quel luogo, anzi più che immobile, quindi non, detta così, ecco, mi viene da dare questo tipo di indicazione. Cioè, Va bene, interveniamo puntando su tra questo l'altro, punto. dicevo che appunto il fatto della residenza, moglie e marito, al di là del dovere di coabitazione, che sicuramente c'è, però possono avere pure residenze diverse. E non c'è l'obbligo di avere tutti e due la residenza nello stesso posto. Ma lui non è che è di nazionalità straniera, ma cittadino rumeno, no, cittadinanza straniera con permessi di soggiorno. Esatto, col permesso di soggiorno. Vabbè, allora no, non lo so.
No, quindi mi pare di capire, bisogna insistere facendo leva, facendo forza sul principio del res facti sostanzialmente. Cioè, fare, diciamo, insistere per iscritto però, così per farsi rispondere pure per iscritto e capire poi nero su magari bianco dice, quali sono contestare. Le problematiche. Sì, perché magari ci possono essere altri motivi che non sappiamo, quindi invece una volta che uno cioè comunque la risposta per iscritto si può ragionare su quello che poi si può fare. Ok, grazie. Posso intervenire un attimo? Sì, Luigi, vai. Sì, grazie, grazie. E io sono della parrocchia di Santa Maria delle Grazie a Casal Boccone, sulla Bufalotta. E, allora, una precisazione vorrei fare. Certamente, dal mio punto di vista, non possiamo mandare tutte le persone che non c'hanno la residenza né a Via degli Astalli né tantomeno a Via Modesta Valenti, perché cioè, intaseremo naturalmente i due centri che accolgono le persone senza fissa dimora. Il problema della nostra parrocchia, perché poi ogni parrocchia ha le sue difficoltà, è questa, no? Noi viviamo questa esperienza, cioè abbiamo più di 1000 persone che hanno occupato ormai da circa 10 anni delle case. Sono tutti stranieri, quindi sono arabi, peruviani, comunque rumeni e altro. Allora, avendo naturalmente case occupate, loro non hanno diritto ad avere la residenza e quindi da lì, da quel punto di vista, loro non hanno né assistenza sanitaria, né prescrizioni mediche, né visite mediche e quant'altro. Cioè, è un problema comunque grande, perché poi non possiamo noi mandare tutta Roma né a via Stalli né via Modesta Valenti, insomma sarebbe impossibile accogliere che questi centri accolgono tutte le persone straniere lì. Quindi come si può ovviare, insomma, oppure cercare di far prendere una residenza, un domicilio, in modo tale che poi abbiano dei diritti che prevede la legge, insomma, altrimenti sono fuori dal mondo pur stando a Roma. Grazie. In realtà, se uno è occupante, non può, come dicevamo prima, per via del, diciamo, del decreto Lupi, fissare residenza presso l'immobile occupato. Però se questo non è possibile, non è che non si può avere la residenza presso via Modesta Valenti. Purtroppo, se non ci sono altri posti e lì non è possibile farlo, si deve fare là. Beh, veramente c'è stata una delibera, una deterra. Quella, diciamo, del sindaco, certo. Devono essere casi meritevoli di tutela. Mi sentite? Io non sento più nessuno. Sì, sì, io ti sento. Sto dando la parola a Salvatore Geraci anche. Che no, certo, è giusto, diciamo, quello che diceva la collega, lo dicevamo anche prima. Poi chiaramente c'è stata poi l'apertura per la possibilità anche per determinati soggetti meritevoli di tutela per poterla fissare anche lì. Sì, volevo intervenire sul discorso dell'assistenza sanitaria. Allora, quegli immigrati che occupano, bisogna capire se hanno un permesso di soggiorno o non ce l'hanno. Se non hanno il permesso di soggiorno, comunque l'assistenza sanitaria è garantita attraverso un codice, con codice STP che viene rilasciato dalle ASL, dagli uffici scelta all'epoca del medico, che gli permette di accedere a determinate prestazioni, anzi la gran parte delle prestazioni. E se sono invece regolari, quindi hanno un regolare permesso di soggiorno, anche lì dipende, perché nella regione Lazio esistono una serie di eccezioni che è possibile comunque rilasciare l'assistenza sanitaria anche in assenza di residenza, facendo valere il luogo di effettiva dimora come scritto sul permesso di soggiorno e in alcuni casi anche un'autocertificazione del luogo di effettiva dimora, quindi addirittura anche senza residenza. Quindi bisogna entrare un po' nel merito e capire caso per caso qual è la situazione. Lascio la parola ad Elvira, perché più volte nella chat è intervenuta ed è meglio che interviene a voce su questo, perché deve fare delle puntualizzazioni anche.
Sì, volevo intervenire sul caso precedentemente illustrato, perché se il marito extracomunitario lavora come badante deve avere un rapporto di lavoro con l'INPS, altrimenti vuol dire che lavora in nero, non so, non ho capito, perché se ha un rapporto di lavoro con l'INPS, nella iscrizione del rapporto di lavoro deve essere presente sia il domicilio che la residenza e qualcosa deve esserci scritto. Comunque c'è scritto il domicilio presso cui lavora ed è ospitato, e quello è un documento, diciamo, che dovrebbe fare testo, quindi lavora in nero questa persona, mi viene da pensare. E poi la seconda cosa che volevo dire, ma questa proprio a livello di una mia curiosità per capire se i richiedenti, a un certo punto è stato anche detto, se i richiedenti del reddito di cittadinanza si rivolgono al CAF, cioè se abitualmente si rivolgono a un CAF oppure magari si rivolgono a un centro di ascolto, viene fatto dal centro di ascolto. Questo cioè, mi serve per fare un mio approfondimento, capire secondo la vostra esperienza qual è la situazione più ricorrente. Cioè, no, scusa Elvira, ripeto, se la persona con la residenza fittizia che chiede il reddito di cittadinanza si rivolge al CAF o al centro d'ascolto? Esatto, cioè nella vostra esperienza si rivolgono al centro d'ascolto per farsi aiutare oppure sanno che possono rivolgersi al CAF? No, ma in genere il centro d'ascolto li accompagna verso il CAF, perché non fa... Quindi voglio dire, non li aiutate a fare la domanda, ma li accompagnate al CAF per fare la domanda. Sì. Quindi siccome il CAF richiede in quel momento una delega affinché possa essere il CAF a presentare la domanda in nome e per conto del richiedente, tra l'altro questo attribuisce al CAF delle responsabilità specifiche, perché i CAF poi sono pagati a prestazione sulla base delle convenzioni con il Ministero del Lavoro. Quindi... voglio dire, anche questa cosa, questa delega, come viene esercitata? Cioè, in qualche modo, se hanno presentato una domanda attraverso il CAF, deve esserci una delega sottoscritta da questa persona con tutti i dati di... Cioè, non capisco... Ecco, volevo sapere se avete qualche caso per fare un approfondimento. Grazie. Chiedo, so che è entrata perché si era disconnessa di nuovo Cristina, se ha ascoltato, se c'è qualche... Sì, no, allora la domanda del reddito lo fai tramite il CAF, ovviamente la persona sottoscriverà delle dichiarazioni e quindi purtroppo è anche la persona stessa, però il CAF magari dovrebbe prima magari fare un esame e capire una disamina se effettivamente i requisiti ci sono per presentare. È un'autocertificazione la richiesta poi del reddito di cittadinanza. In realtà la firma persona, la persona. La firma la persona, è un po' come quando si presenta l'ISEE. L'ISEE è una, cioè è tutto quello che viene dichiarato, lo dichiara direttamente la persona ed è responsabile di quello che dichiara. La stessa cosa per qualsiasi... Un'altra cosa che vi volevo dire a proposito dell'ISEE è che un problema che impedisce ai badati di dare la residenza al badante presso l'ISEE... Perché aumenta l'ISEE, certo. L'ISEE. Tra l'altro mi dicono che ci sarebbe una norma, questo magari non so se qualcuno lo sa meglio, che invece prevede che possano essere disgiunti gli ISEE anche... nel caso di domicilio corrispondente delle persone, però poi io direttamente ho provato in un caso e non sono riuscita ad avere questi sei separati. Allora, in realtà sì, è le ultime due domande e poi rispondiamo a tutti. Lascio al termine a Beatrice, che farà il punto e ci dirà l'email dove poter mandare ulteriori quesiti, sarà lei a fare da tramite e da coordinamento per le risposte. Allora, Carla di San Gioacchino e Anna e Gabriella Tiberi sono state abilitate, quindi possono fare loro presentare la domanda. Allora, buonasera a tutti.
Un caso che ho accennato oggi anche a Beatrice telefonicamente. Noi abbiamo un utente che è da circa 10 anni qui in Italia, è una cittadina di cittadinanza rumena. Lei quando è venuta in Italia ha avuto la carta d'identità, è in possesso di una carta d'identità che le scadrà il prossimo febbraio, quindi ha una residenza presso una via del 15° municipio. Però da diversi anni praticamente vive, è una stessa fissa dimora perché vive in una baracca ai confini qui della parrocchia nostra in un prato, quindi è senza fissa dimora. Non lavora, ha 60 anni. Noi volevamo chiedere la residenza fittizia per poterla poi gestire nel nostro municipio, farla andare al PUA, vedere se le può essere assegnato un assistente sociale, cosa che non possiamo fare se lei è residente nel 15° municipio. Ci hanno detto che non è possibile che lei riceva la residenza, possa avere la residenza fittizia perché deve dimostrare di avere svolgere attività lavorativa. Che deve pagare l'assicurazione, che sono circa, mi sembra, 400 euro l'anno, cosa che lei non si può ovviamente permettere. E quindi volevamo sapere se effettivamente è vero che per fare questo trasferimento di residenza, perché lei ha una residenza in una strada di Roma, la voleva portare nel nostro municipio con la residenza fittizia. Questa è la domanda. Gabriella, seguire l'altra domanda, così poi rispondiamo insieme. Ah, perfetto. Allora, buonasera. Due casi che mi consentono un pochino di riuscire a raccogliere tutto le informazioni che ci ha dato l'avvocato. Una famiglia di nigeriani sfrattata con sfratto esecutivo è dovuta rimanere sul territorio, il mio territorio è quello di Ostia, è dovuta rimanere sul territorio di Ostia perché i figli frequentano regolarmente le scuole sul territorio. Stanno naturalmente vagando da un residence ad un altro, ma rimane il fatto che corrono il rischio con la decadenza dalla residenza che prima avevano, corrono il rischio di perdere tutti i diritti. E naturalmente li ho mandati al PUA, ai servizi sociali, per fare la richiesta di residenza fittizia ed è stato risposto che la residenza la fa decadere il titolare dell'appartamento dal quale sono stati sfrattati. Quindi siamo in questo brodo in cui non si riesce a capire quali sono i loro diritti, ma soprattutto come si può tutelare questo nucleo familiare dalla decadenza dei diritti. Caso, Ostia è piena di tra italiani e stranieri che nelle stazioni di metropolitana stazionano con roulotte. Più di un caso di italiano che prima risiedeva in un certo posto di Roma e poi è decaduto da questo diritto perché ha dovuto cedere l'appartamento, perché magari si è separato e ha dovuto cedere l'appartamento alla moglie e ai figli, e a questo punto ha presentato domanda di residenza fittizia, ma sono passato più di un anno e non riesce ad avere la residenza fittizia sul nostro territorio. Grazie Gabriella. Allora, mentre si preparano Beatrice e Cristina a rispondere, veloce Salvatore Geraci, c'è un'email dove si richiede il codice STP.
in tutti gli uffici scelta e revoca del medico delle ASL. Se andate sul manuale dei diritti, ci sta una parte dedicata all'assistenza sanitaria, c'è una parte dedicata agli STP e c'è un indirizzario per gli STP. Sì. Sia per dove ci sono gli ambulatori, sia dove fare la richiesta. Bene. E Cristina? Allora, rispetto a questo signore che purtroppo aspetta da tanto tempo, è quello che dicevamo, che i municipi devono fare la prima analisi degli assistenti sociali e quindi ci sono dei municipi in cui si aspetta tantissimo tempo. In più c'è la cancellazione, quindi per quello aspettiamo questa entrata in vigore di una nuova delibera che superi tutto questa problematica. Rispetto alle signore, alle persone, sì, se vengono strattati, poi il proprietario può chiedere la cancellazione, ovviamente, nella residenza. E per quanto riguarda i comunitari, hanno un regime a parte, perché i comunitari, come ha detto la volontaria di San Gioacchino e Santissimi Gioacchino e Anna, appunto sono previsti dei requisiti, ma questo è una normativa a livello europeo che vale anche per noi all'estero, quindi è reciproca. E purtroppo è un grande problema, perché sappiamo che magari sono tanti senza dimora, sono proprio comunitari, sono rumeni, e quindi la base è che loro devono avere un qualche reddito, devono dimostrare di avere un reddito. Poi, se sono legati a un familiare che ha reddito, oppure uno studente, cioè ci sono tante categorie, ma se sei solo e non hai niente, non puoi iscriverti. E quindi gli assistenti sociali non lo fanno iscrivere, questo sarà pure in futuro, quindi è una normativa europea. E un'altra cosa, scusate, volevo precisare che la richiesta di residenza è solo modesta valenti ora, dal 2017, quindi le associazioni non danno più residenza, quindi a Stalli, prima un volontario diceva di a Stalli, non si deve mandare la persona a Stalli, se non per chiedere informazioni, solo nel municipio. Ogni municipio, poi il numero municipio 1 dà via molestia valenti 1, eccetera, fino al 15° municipio che dà via molestia valenti 15. Allora, prima di lasciare la parola a Beatrice, che conclude rispondendo all'ultima cosa e conclude anche, e do due appuntamenti, i prossimi appuntamenti. E il primo era programmato il 22 giugno alle 18 con questa stessa formula, sempre della redazione del manuale dei diritti, e parleremo dei bonus energia e di tutto quello che riguarda gli aspetti della povertà energetica che ci troviamo ad affrontare nei centri di ascolto. Mentre il 7 giugno, Cristina correggimi se sbaglio, il 7 giugno c'è una formazione sempre online, in parte in presenza per gli operatori che saranno alla Cittadella della Carità, mentre è online per chiunque si voglia collegare, vi manderemo i link su la legislazione, le modifiche della legislazione in materia di immigrazione e asilo dell'ultimo anno. In particolare penso al decreto Cutro, dici qualcosa in più, alle 15? A che ora sarà? Alle 14.30, il 7, sì, alla legge di conversione di quello viene detto decreto Cutro, che comunque ha modificato. Ha portato delle modifiche rilevanti, ovviamente peggiorative, insomma ci sono delle novità. Però per quanto riguarda i permessi di soggiorno relativi alla protezione, ecco, a tutto quello che è la protezione. Quindi è online, sarà messo online in presenza, diciamo che chi vuole venire in presenza ce lo dovrebbe comunicare e prenotarsi, perché l'aula ha una capienza di 50 posti, altrimenti ci si collega online alle 2:30 del 7. E sarà comunque registrata, quindi sarà metteremo registrata. Poi a disposizione la registrazione. Beatrice, a te le conclusioni. Vabbè, innanzitutto grazie a tutti per aver preso parte alla formazione, ringrazio l'avvocato Caviniti, ringrazio tantissimo Cristina che ha preso parte. Per tutte le domande che io ho visto all'Atere saranno risposte, l'indirizzo mail se volete chiedere qualcos'altro è nalc@caritasroma.it. Come ha detto sia Cristina sia Elena, il problema della residenza non è qualcosa di semplice, purtroppo, un po' perché la normativa è complicata, un po' perché, diciamo, la rendono un pochino complicata anche le istituzioni, i comuni stessi. E vi auguro una buona serata e
cercheremo di rispondere a tutti nel modo migliore possibile. Va bene, arrivederci a tutti, grazie. Grazie, buonasera. Grazie. Arrivederci, grazie. Ciao, ciao. Bene, ciao a tutti. Grazie, buonasera. Ciao Patrice, ciao. Ciao Roberto. A tutti. Ciao, Salvatore. Salve, buonasera. Ciao, grazie. Ciao. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti.